Prendete un piccolo lembo di terra, popolato da una minoranza all'interno di un paese che viene governato da un ultranazionalista privo di scrupoli, pronto a fare di tutto per scacciare la suddetta minoranza oltre i confini, attuando ogni forma di repressione e vessazione nei loro confronti per anni, aumentando la voragine del dialogo fra le due popolazioni e alimentando l'odio reciproco. Col passare degli anni, la minoranza in questione perde ogni speranza e gran parte della popolazione affida la propria causa e purtroppo anche la vita ad un gruppo paramilitare estremista terroristico pronto a sacrificare la sua stessa gente pur di imporsi contro un nemico ultranazionalista. Penserete che stia parlando di Israele e della striscia di Gaza? E invece no. Sto parlando del Kosovo e della sua situazione irrisolta con la Serbia che dura ormai dalla metà degli anni Ottanta, quando Slobodan Milošević, all'epoca, per alimentare la sua propaganda nazionalista incentrata sul dominio della Serbia su tutte le altre repubbliche appartenenti all'ex Jugoslavia, decise di togliere l'autonomia del Kosovo e successivamente intraprendere una campagna di odio razziale nei confronti della minoranza kosovara di nazionalità albanese. Il resto è storia. Che spero e mi auguro conosciate tutti. Non sono qui per dire chi ha ragione o torto, non spetta a me farlo. Però personalmente ho sempre considerato Milošević un criminale di guerra che giustamente è stato giudicato e condannato dal Tribunale dell'Aia per crimini contro l'umanità. E dall'altra parte ho sempre disprezzato il radicalismo del gruppo paramilitare dell'UCK che per anni ha attuato soprusi e violenze nei confronti della minoranza serbia nella regione del Kosovo, anche dopo la guerra del 99 sotto gli occhi vigili della KFOR, unità NATO per ristabilire l'ordine in Kosovo. Ma posso però dirvi che, da convinto europeista e atlantista, ho sempre mal digerito l'incapacità dell'Europa e soprattutto dell'Italia di prendere delle posizioni limpide e coerenti. All'epoca la Serbia ultranazionalista governata da Milošević subì i vergognosi bombardamenti della NATO, aerei che partirono dal suolo italiano, ricordiamolo, e la popolazione kosovara di etnia albanese, dopo un esodo di più di 500.000 persone, fu lasciata in mano al gruppo terroristico estremista dell'UCK, che per gli anni successivi fecero il bello il cattivo tempo nella regione. Ad avere l'onore di proclamare l'indipendenza del Kosovo nel 2008 fu Hasim Thaçi, ex membro dell'UCK, condannato solo nel 2020, dopo 20 anni, dal Tribunale dell'Aia per crimini contro l'umanità. Oggi la questione non è stata per niente risolta, anzi si teme che possa scoppiare un conflitto imminente a pochi chilometri dall'Italia. E la sentite l'ironia in tutto questo? Che in passato ci siamo schierati a favore e abbiamo appoggiato gruppi paramilitari radicali come l'UCK, che paradossalmente hanno poco da invidiare ad Hamas, e oggi ci schieriamo a favore di Benjamin Netanyahu, che decisamente ha poco da invidiare a Slobodan Milošević.